E ciao a tutti, ehm, benvenuti al secondo appuntamento del ciclo di incontri promossi da Europe Direct Modena e Informa Giovani del Comune di Modena dedicati ai temi della mobilità internazionale. Io sono Barbara e lavoro per il centro Europe Direct di Modena e parte del mio lavoro è rivolto a informare eh, i giovani, ma anche i meno giovani, eh, sulle opportunità eh, di mobilità transnazionale e proprio grazie a questa mansione ho avuto eh, l'occasione di incontrare persone, organizzazioni esperte nell'organizzare esperienze all'estero. Eh, fra queste vi è Sabina Marchetti di Boitalia, che è accanto a me che è un'organizzazione che opera da decenni nel settore della solidarietà e della cooperazione internazionale. E, okay. mh, dato che siamo in diretta, eh, nel caso ci siano delle domande da fare, potranno essere fatte attraverso eh, l'area la, dei commenti del video che state guardando in questo momento. Colgo l'occasione, giusto un altro minuto, per segnalarvi quali sono eh, le prossime, i prossimi appuntamenti. Vedete qui l'appuntamento di oggi. Il 27 di aprile sarà la volta di Fabrizio Rossetto di Aformonza e Brianza, è un consulente EURES, eh, della rete EURES, eh, che ci parlerà del, di come trovare lavoro in Europa durante il periodo estivo. E poi il 17 di maggio avremo Elena Massari dell'associazione Volunteering the World che ci parlerà dei viaggi etici e pro progetti di volontariato overseas. Bene, io direi di lasciare la parola a Sabina. Eh, chi di, diciamo, io durante la trasmissione eh, saranno anche trasmessi i contatti di Ibo Italia. Per cui chi di voi. Non ha, non ha modo di fare domande in questo momento, oppure a chi verranno domande in futuro, ecco, troverà insomma, avrà il modo di recuperare eh, il contatto con Sabina. Bene, Sabina, io eh, sparisco, lascio a te eh, il, lo spazio e eh, buona, buona visione a tutti. Grazie, grazie Barbara e buonasera a tutti, ciao a tutti. Sono appunto Sabina e mi occupo di campi di volontariato per l'associazione Ibo Italia che ha sede nazionale a Ferrara e una sede distaccata a, a Parma. E, campi di volontariato quindi eh, sono l'argomento che oggi tratteremo. E cercherò quindi di dare una breve presentazione di chi è Ibo e che cosa fa, ma entreremo poi nello specifico di che cosa vuol dire fare un'esperienza di volontariato, che sia in Italia che sia all'estero, inteso fuori Italia, fuori Europa. Mi aiuto con una presentazione che eh, vedete condivisa perché fisserete quindi delle. Delle, delle frasi, delle parole, ma anche visualizzerete delle immagini che forse a volte più che tante parole possono dare anche una, una piccola idea di quello che sono i momenti che si vivono all'interno di un campo di volontariato. Per cominciare, allora due parole riguardo Ibo Italia. Ibo Italia è un'associazione che ha una lunga storia. Eh, perché nasce nel 1957 ed è una delle branche, delle bran, delle, dei rami, insomma, de, eh, della, di un piccolo network europeo, eh, IBO, che nasce nel 1953. Il fondatore era un. Uh, un religioso che aveva visto le condizioni di vita di molte famiglie che non avevano più una casa perché uh, bombardate durante la, la seconda guerra mondiale. E quindi c'è questo episodio ecco, che ci è stato tramandato e che è stato il momento in cui poi ha fatto scattare nel fondatore Libo la, la, il desiderio di fare qualche cosa. L'episodio è questo. Um, lui appunto era un sacerdote che aveva um, durante una celebrazione distribuito un'immaginetta dicendo alle persone di attaccarla nel muro di casa propria. Ma a fine celebrazione una bambina si è avvicinata dicendo come faccio io ad appendere questa immagine che non ho il muro della mia casa. Perché infatti la famiglia di quella bimba in quel tempo stava condividendo una unica stanza con altre quattro famiglie. Ognuna delle quali stava, viveva nel, in un angolo della stanza e la famiglia di questa bambina nella parte centrale della stanza, quindi non aveva fisicamente il muro su cui appendere questa immagine. E questo quindi è l'episodio che ha fatto scattare nel fondatore di Ibo eh, il desiderio di aiutare queste famiglie ricostruendo la casa a chi non l'aveva. Infatti, mh, poi tramite amici, collaboratori, volontari. Um, si sono rimboccati le maniche proprio per ricostruire la casa a chi non l'aveva, indipendentemente da, da chi fosse, um, quindi senza guardare l'appartenenza, il credo, la cultura, ma uh, proprio guardando il bisogno della, della persona. E, um, da qui appunto la sigla, la sigla Ibo, che è, è un'origine fiamminga perché Ibo nasce. In, in Belgio che vuol dire ehm, Internazionale Bow Word, che tradotto in italiano significa Soci Costruttori Internazionali, proprio perché ehm, i primi volontari hanno proprio iniziato a lavorare ricostruendo la casa a chi non l'aveva. Il movimento poi dal '53 si è allargato, in tutta. Mh, Europa si sono costituite varie sedi Ibo e nel 1957 appunto um, Ibo Italia. E Ibo Italia poi negli anni ha sviluppato altre attività viene eh, riconosciuto ufficialmente come associazione di volontariato nel 1968 e nel 1972 come ONG, quindi associazione, organismo che può lavorare anche nel, nell'ambito della cooperazione internazionale. Quindi dicevo, ehm, dai campi di volontariato con cui è nata IBO, poi ehm, l'associazione ha portato avanti tante altre attività. Che oggi le possiamo raggruppare in queste tre grandi aree: sono appunto l'area della cooperazione internazionale, dove ci sono altre colleghe che lavorano per la scrittura di progetti, la presentazione e poi la rendicontazione di progetti che sono soprattutto di, di tipo educativo, formativo per bambini e personale nei paesi quali la Tanzania, il Perù, la Romania. Il progetto in Ucraina in questo momento, come potete immaginare, è bloccato. E, e così ecco, per citarne solo alcuni, ma si possono approfondire i progetti di cooperazione internazionale proprio eh, nella pagina dedicata del nostro sito. Sono schede paese per progetto. Um, Un'altra area, appunto, che ci caratterizza particolarmente è l'area del volontariato con le sue diverse proposte, come vedete i campi di lavoro, eh, i campi di volontariato che possono essere vissuti in Italia oppure all'estero ed è per noi questa la proposta di volontariato di breve periodo di, su cui ci soffermeremo maggiormente proseguendo questo momento. Eh, velocemente, solo per darvi un'idea, eh, proposte di volontariato che consideriamo di medio-lungo periodo sono oggi i progetti di Corpo europeo di solidarietà che possono essere appunto di lungo periodo, inteso dai 2 fino ai 12 mesi, ma poi vi sottolineo anche un'altra cosa, e mh, lungo periodo una proposta che riguarda il servizio civile in Italia, quindi presso la nostra sede, affiancando il personale eh, della sede, oppure all'estero in paesi quali ad esempio mh, il Madagascar, il Guatemala, la Romania, la Tanzania e il Perù per citarne alcuni. E quindi mh, non entro nel dettaglio di queste proposte, e, però sono il Corpo europeo di solidarietà e il servizio civile in Italia e all'estero, um, sono uh, delle proposte di medio e lungo periodo che hanno un supporto economico, i primi dalla comunità europea, dai programmi uh, europei e il secondo dallo Stato italiano. Poi proseguiremo più dettagliatamente riguardo i campi di lavoro. Per terminare eh, questa panoramica sulle nostre attività, eh, la terza area è quella che chiamiamo di impegno in Italia, della partecipazione. Qui in Italia è praticamente tutto quel settore che è rivolto alla sensibilizzazione al volontariato, rivolto quindi soprattutto ai giovani e quindi in particolare um, contattando le scuole, eh, soprattutto le quarte e le quinte superiori delle scuole nella città di Ferrara, perché abbiamo la nostra sede, ma anche a Parma, ma anche in altre città dove ci sono volontari rientrati da loro esperienze che desiderano poi continuare nel loro territorio a portare avanti le conoscenze e le informazioni e eh, supportare i progetti eh, di Ibo Italia. E, ecco, questa è una panoramica molto veloce relativamente alle attività che oggi Ibo Italia fa. E entriamo, come appunto vi anticipavo più in dettaglio: che cos'è un campo di volontariato? È un'esperienza di volontariato appunto di breve periodo. E breve periodo intendiamo normalmente in Italia e in Europa due settimane, anche se ci sono proposte che sono di una o anche dieci giorni, eh, fuori dal. Um, dall'Europa parliamo di esperienze che possono andare di tre o quattro settimane in alcuni casi anche due settimane ma più spesso tre o quattro settimane e mh, sono esperienze in cui um, naturalmente sono caratterizzate dall'aspetto del, della solidarietà del lavoro Sostegno concreto che si dà eh, a un'altra realtà in cui si è ospiti, in cui si vive l'esperienza eh, del campo ecco, insieme ad altri volontari. È un'esperienza quindi di lavoro alla portata di tutti, non occorre essere dei professionisti. Eh, le attività poi vedremo anche un po' meglio: sono attività soprattutto di manovalanza generica e. Mh, e allo stesso tempo è un'esperienza di incontro e di scambio interculturale, di amicizia tra eh, giovani che fanno parte dello stesso gruppo eh, di volontari, di campo, e con la realtà stessa in cui poi si è accolti. Scambio interculturale quindi con la realtà sì, in cui si viene accolti, ma tra i volontari perché il gruppo che partecipa a un campo la cui dimensione può essere varia a seconda della possibilità di ospitalità, si può andare dai 5 volontari ai 10, ai 15, ai 20 volontari, dipende dal progetto. Comunque si tratta di un gruppo oh, oh, quasi sempre internazionale, inteso che eh, i gruppi di, che partecipano ai campi sono costituiti da persone che provengono da diversi paesi eh, dell'Europa, ma anche fuori dall'Europa, perché ecco, dimenticavo prima di dire che oltre a essere partner di un network eh, europeo IBO, da cui nasciamo, siamo dal 2013 parte di un altro network internazionale che raggruppa associazioni eh, non solo dall'Europa ma da tutto il mondo. Quindi con le diverse associazioni di questi network ci scambiamo i progetti e i posti nei diversi. Campi di volontariato ecco che perché si costituiscono uh, gruppi così internazionali e si cerca sempre di equilibrare appunto la, la presenza di volontari per paese proprio per garantire questa internazionalità e per non quindi sbilanciare anche la comunicazione in, in inglese che deve essere mantenuta per garantire la la, la comprensione ecco, di, di ogni cosa e vivere un'esperienza uguale per tutti. E, um, e il campo di volontariato è anche una possibilità di conoscere, di scoprire nuove realtà e di, e di confrontarsi con queste, pensando soprattutto magari um, a campi che riguardano uh, alcuni paesi del sud del mondo. O comunque con culture molto diverse dalle nostre, dalla nostra. Diventa quindi la possibilità di conoscere nuove culture, nuove abitudini, eh, ma nel modo più, io dico sempre, nel modo più vero, nel modo più, più sì più vero, perché non è l'esperienza del del viaggio turistico nel villaggio turistico, ma è, dico sempre, si vede magari un monumento in meno, ma hai avuto la possibilità di conoscere veramente la, la vita locale, l'abitudine locale, le, anche eh, i problemi, le difficoltà di, di quel paese, di quel luogo. E quindi diventa allo stesso tempo eh, un'esperienza di formazione, un'esperienza di, di crescita personale, dove ognuno può mettere alla prova se stesso con altre persone, con altre culture, in altri ambienti e anche magari a volte scoprendo quali sono i propri limiti, ma questo fa parte della crescita, ecco, del, del, del formare se stessi. Ultimo punto che piace sempre sottolineare è l'impegno collettivo, il fatto anche di pensare che far parte di un'esperienza di questo tipo è anche pensare di essere parte di un movimento mondiale, globale, che non sta con le, di persone che non stanno con le mani in mano. Ma che decidono di fare qualcosa un po' per se stessi, ma anche per gli altri, no? attraverso il lavoro che viene offerto in quei dieci giorni, in quelle due settimane, dando il proprio contributo per quello che uno è capace che può. E quindi è, ecco proprio: può essere un po' utopico, ma far parte di questa esperienza, di questo far parte di un campo, di un gruppo che fa un campo di volontario, significa proprio anche essere mh, impegnati a livello collettivo per anche dare il piccolo contributo di, di cambiamento per il bene di tutti. Che cosa si fa in un campo? I campi oggi sono davvero tanti, eh, di tante tipologie di attività. Eh, la maggior parte prevede eh, un'attività manuale, quindi in ambito di eh, costruzione, di ristrutturazione. Um, quindi tinteggiare uh, piccoli lavori di, um, di stuccatura, di pulizia, manutenzione. E, um, ci sono campi che prevedono attività lavorative. Uh, manuale, ma di tipo ambientale, quindi l'attività si svolge all'interno di un'area nat naturale, di un parco, um, e quindi molto spesso di pulizia di sentieri, uh, di ripristino della segnaletica all'interno del, dei sentieri del parco, dell'area naturale in cui si è. E ci sono campi di tipo agricolo, quindi con uh, raccolta di prodotti agricoli in realtà che fanno agricoltura sociale cosiddetta. E, mh, ci sono uh, campi di tipo archeologico, ci sono campi che riguardano l'aiuto, la, la collaborazione nell'organizzazione di festival dai temi più vari, che possono essere festival musicali, ma anche festival che riguardano tematiche uh, della pace, dei di diritti umani. E ci sono campi invece più di tipo sociale, noi li chiamiamo così di tipo sociale quando vi è un'attività non, non manuale in senso stretto, ma quindi un'attività che riguarda soprattutto l'animazione o attività di supporto scolastico, quindi educative, educazione non formale, quindi nei confronti dei bambini, ma a volte anche per quanto riguarda attività di animazione per gli anziani. Alcuni sono, possono prevedere anche attività di semiassistenza per anziani o disabili. Davvero oggi eh, le possibilità di, di scelta sono davvero tante e attraverso il motore di ricerca dei campi vi sono dei filtri che aiutano proprio anche a cercare eh, la tipologia di attività che più interessa, quindi appunto scegliere. Campi di tipo sociale o campi di tipo manuale o uh, specifici con i bambini oppure specifici con l'archeologia, riguardanti l'archeologia. Quindi davvero si può spaziare con tante possibilità. Qui alcune immagini di alcuni campi fatti in Italia ma anche fuori Italia, qui con campi in cui si è in alcuni anni imparato anche la tecnica della, della pietra secco, quindi la costruzione di muretti senza l'utilizzo di cemento, di, di malta. Qui siamo in Madagascar, invece attività di animazione per bambini figli di famiglie spaccapietra. Qui siamo in Moldavia, ristrutturazione di Uh, case di anziani isolati che abita abitano da soli. Tutti possono partecipare, quindi senza uh, preclusione alcuna, di ragazze, ragazzi, anche se i lavori possono sembrare faticosi, ma in realtà um, anzi le ragazze sono molto, molto brave, molto forti. Campi appunto che possono riguardare proprio la... La, lo stare vicini anche semplicemente che può sembrare un'attività poco produttiva eh, a persone che hanno disabilità e in realtà sono momenti eh, molto importanti sia per il volontario che per um, gli utenti stessi campi appunto di tipo naturalistico, quindi qui siamo in Sudafrica, abbiamo un campo tempo fa in Sudafrica all'interno di un parco naturale nazionale, e dove si viene accolti. Si viene accolti eh, presso case famiglia, comunità. Ehm, Enti comunali oppure anche mh, associazioni di diverso genere, eh, enti religiosi, non si è in albergo, quindi l'alloggio è proprio all'interno di questa realtà e quindi eh, le condizioni sono molto semplici, eh, spesso, quasi sempre c'è la, la condivisione degli spazi dove si dorme, quindi sono cameroni con letti, brandine, materassi per il gruppo dei volontari, spesso divisi maschi e femmine, oppure ci sono stanze con 3-4 posti letto, bagni in condivisione e i pasti sono... Um, anche, preparati dal, ehm, anche i pasti sono preparati dai volontari stessi, che si, fin dall'inizio dell'esperienza ci si organizza in turni per la preparazione, appunto, eh, dei pasti per tutto il gruppo. Poi dipende sempre da progetto a progetto, dove può esserci anche del um, personale locale, naturalmente, che è predisposto per questo, per questo aspetto di preparazione pasti. Alcune immagini di luoghi dove possono essere alloggiati i volontari. Qui siamo in India, qui in Italia vedete c'è la condivisione del, di uno spazio unico per diverse postazioni letto. Alcuni campi prevedono invece l'alloggio con tende che a volte sono fornite dal progetto stesso, a volte sono i volontari stessi che lo devono, la devono portare, e poi servizi e cucine invece sono predisposti localmente. E tutte queste informazioni naturalmente sono segnalate in una scheda uh, informativa specifica del campo che il volontario sceglie, quindi prepartenza tutte queste informazioni si conoscono già e quindi si parte preparati per, specifica, per quella specifica esperienza di campo scelta. Come si svolge un campo? E la parte centrale eh, dell'esperienza deve essere sempre pensata come, ehm, con il lavoro, quindi l'attività lavorativa che è prevista per 5-6 ore al giorno, massimo 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì. Eh, con il sabato e la domenica, che risultano essere spesso quei giorni di eh, più riposo o, o più spesso giorni che si dedicano per la visita turistica dei luoghi più vicini, che spesso si organizzano insieme anche con l'aiuto del referente locale. Per quanto riguarda eh, i campi per minorenni, abbiamo campi per la fascia 14-17 anni, anche sia in Italia che in Europa c'è più alternanza di ehm, momenti di lavoro in senso stretto e, e, e momenti invece più di, che chiamiamo laboratoriali, che quindi riguardano attività ludico-educative per i ragazzi su di una tematica che viene ehm, indicata come light motive del, del, del campo, ecco. Il primo giorno di campo si viene accolti alla stazione dei treni più prossima al campo, appunto indicata da una scheda informativa che viene data, e quindi il volontario deve organizzare il proprio viaggio per raggiungere quella stazione dei treni. A volte può essere anche un aeroporto, ma più spesso è una stazione dei treni perché i campi non sono quasi mai in città molto grandi, ma in piccoli paesi. Un po' raggiungibili con il treno normalmente o con dei mezzi pubblici comunque. E poi eh, i ragazzi, i volontari vengono accolti alla stazione dei treni spesso eh, con un meeting point, a quell'orario quindi preciso, e poi accompagnati nel luogo preciso di campo. E da qui inizia l'esperienza per. Ehm, per i giorni che seguono, quindi dandosi delle regole di orario, um, un'organizzazione per vivere al meglio sia la vita di gruppo che appunto le attività lavorative. Alcune foto di momenti conviviali, anche che vengono anche molto legati alla cultura. Qui, ad esempio, siamo in un campo in Finlandia dove è tradizione fare anche questa modalità di, di cena e quindi questa era una spe sperimentazione di cena. Eh, locale. Siamo in Danimarca, qui un festival. Ecco qui una foto che fa vedere come poi nel campo ci sono anche questi aspetti eh, di partecipazione ecco, dei volontari stessi nella preparazione dei pasti, nel lavaggio dei piatti, apparecchiare, sparecchiare tenere pulite gli ambienti comuni. Ecco, i campi, qualcosa vi ho accennato mentre parlavo, sono mh, i campi che proponiamo sono in Italia, in Europa, in alcuni paesi del sud del mondo e, per, mh, e ci sono campi per i maggiorenni, quindi dai 18 in su in Italia, in Europa e fuori dall'Europa. Per quanto riguarda i campi adolescenti li rivolgiamo all'Italia e all'Europa. Spesso ci sono anche richieste da parte di gruppi, gruppi parrocchiali o gruppi scout, e a volte è possibile anche ehm, accogliere gruppi. E, e quest'anno abbiamo anche una proposta di campo per famiglie in provincia di Firenze, così pure altre nostre associazioni partner hanno proposte di campi di volontariato per famiglie. E altre volte ci sono campi anche per, per senior, a partire più o meno dai 40 anni in su. E cosa mettere nello zaino? Molto velocemente, eh, tutti i documenti necessari, quindi carta d'identità o passaporto secondo del luogo, ehm, tessera sanitaria europea, eh, tesserino delle, delle vaccinazioni se si va fuori Europa, scheda informativa del campo e non dimenticarsi i biglietti del viaggio. Mettere nello zaino una lingua straniera, e soprattutto la lingua inglese è quella che più comune viene utilizzata nel più comunemente viene usata nei campi ma quando si scelgono alcuni campi ad esempio abbiamo proposto in perù oppure in madagascar viene magari più chiesta una conoscenza dello spagnolo per il perù o del francese per quanto riguarda il madagascar e mh, grande spirito di adattamento per quello che dicevamo prima, in quanto si condividono gli spazi, ma anche per la, la cultura ecco, locale che magari ha delle abitudini, delle modalità che eh, sono diverse dal nostro solito e dalle eh, adattabilità ehm, anche per, per vivere un'esperienza insieme ad altre persone che non abbiamo scelto noi, che ce le ritroviamo a condividere la nostra stessa esperienza e con le quali dobbiamo andare d'accordo, venirsi incontro per quel tempo di campo. Grande spirito di collaborazione, quindi mh, è vero che un campo ha le sue attività previste da una scheda informativa, ma anche essere noi stessi propositivi, no? vedere noi con gli occhi quello che può essere il bisogno di quel momento e, e quindi proporsi e eh, aiutare anche al di là di quello che è l'attività prevista dal campo nello specifico rispetto rispetto per l'ambiente in cui si vive, gli spazi, per le regole, gli orari che eh, il gruppo si dà, mm, nel senso che se si dice di andare a letto a mezzanotte, mm, tutti devono rispettare quell'orario per far dormire gli altri e il mattino seguente poi si iniziano le attività e mm, e tutti devono alzarsi per eh, fare quello che è il programma stabilito e, mh, grande attenzione per non fare male a se stessi durante le attività ma anche eh, per non fare male agli altri utilizzando degli attrezzi che magari che, che servono durante il campo e umiltà nel senso che non si è salvatori di nessuno, e, mh, non si è volontari che vanno a risolvere i problemi nelle, eh, in casa d'altri, ma che semplicemente si dà un piccolo contributo in quello che può essere il bisogno di quella realtà in cui si è ospiti. E dopo di noi potranno seguire altri volontari che. Riusciranno a portare avanti il lavoro proprio grazie a quel piccolo contributo che abbiamo dato noi in quel tempo in cui siamo stati eh, in quella realtà. E poi metterci l'entusiasmo perché fa bella la propria esperienza e quella di tutti quelli che ci stanno vicino. Una parentesi veloce: ehm, qui è molto scritta questa slide, ma non, non entro nel taglio di troppo. Cose, ma è solo per dire che eh, come all'inizio vi dicevo che sul medio e lungo periodo vi è la proposta del Corpo Europeo di Solidarietà, in inglese European Solidarity Corps e quindi con la sigla ESC, eh, all'interno dei vari programmi campi, non solo nostri ma di tante as associazioni europee, vi sono sempre dei campi che più brevemente chiamiamo campi ESC ma che nel suo linguaggio specifico invece si chiamerebbero Volunteering Teams Project, eh, sono dei campi che hanno un supporto economico dal, um, dall'Europa, dalla, uh, dalla comunità europea. Sono quindi, eh, è un programma europeo, l'European Solidarity Corps, che prevede anche la possibilità di fare esperienze di corto periodo, e quindi per eh, periodi che vanno dai 10 fino ai massimi, ehm, dalle due settimane scusate fino ai due mesi, e per gruppi di ragazzi che vanno dai 10 fino ai 40, eh, 40 persone. Noi quest'anno abbiamo in Italia due eh, campi. Che proprio sono all'interno di questo programma e che quindi c'è un'agevolazione per i partecipanti eh, a livello economico con un rimborso del viaggio andata e ritorno, con anche un piccolo cosiddetto pocket money giornaliero che è di 5 euro al giorno. Um, dopo vi faccio vedere i luoghi e i periodi, ma che ritrovate comunque nel nostro sito. E quindi queste sono due possibilità che trovate all'interno dei campi di volontariato che abbiamo in Italia. Ma se cercate anche in Europa potete avere la possibilità di fare un'esperienza di questo tipo avendo supporto economico da questo programma anche in altri paesi dell'Europa, quindi in Spagna, in Francia, in Germania, nei paesi europei. E la, la nota che vi posso dire per. Mh, per cercare questi progetti eh, occorre avere 18 anni per partecipare e rientrare nei 30 um, e ogni campo che potrete vedere dal nostro sito ha un codice alfanumerico e i campi che rientrano nel programma European Solidarity Corps hanno la sigla anche ESC. Ok. Per partecipare ad ogni modo a questo tipo di progetti occorre registrarsi in un portale giovani che si chiama PASS, questo è il link, troverete la, da cliccare Register the Corps e seguire le indicazioni per poi mettere tutti i vostri dati e ricevere questo uh, numero che è il Personal Reference Number. Che è quello che vi identifica e che è molto importante poi per, da comunicare per poter partecipare a questo tipo di, di campi con questa agevolazione anche economica. Ecco, questo velocemente eh, sono um, i luoghi e le date degli eh, campi maggiorenni in Italia. In Europa è impossibile elencarli perché sono davvero decine, decine, centinaia eh, di campi che sono in, nei diversi paesi dell'Europa. E vedete che Spilamberto e Kona sono i campi che quest'anno eh, rientrano nel programma europeo ESC, e quindi con questa agevolazione eh, economica, come dicevo prima. In, per i minorenni, i campi che abbiamo in Italia eh, sono questi, in particolare quest'anno abbiamo il campo anche di Ferrara, dove eh, non è un proprio un campo di volontariato in senso stretto, ma prevede eh, un allenamento della lingua inglese. E, mentre Ridraccoli, anche in questo caso, non è un campo di, che prevede un'attività lavorativa di volontariato, ma è un campo che rientra nelle attività di educazione alla cittadinanza globale con il tema ambientale e in particolare il, il tema dell'importanza dell dell'acqua. Ultime cose, poi mi fermo e lascio lo spazio per eventuali domande. Um, per partecipare ai campi di volontariato, a parte quelli che rientrano nel programma di European Solidarity Corps, è prevista una scheda, una uh, quota di iscrizione che per i campi in uh, Italia e in Europa, per i maggiorenni, è di 170 euro, e fuori dall'Europa, per i maggiorenni, è di 250 euro, mentre per i campi in Italia per i minorenni la quota è di 270 euro. Queste quote sono comprensivi dell'assicurazione per il periodo del campo e parte delle nostre spese di segreteria. Il viaggio è a carico del volontario e in alcuni progetti, soprattutto dei minorenni, può essere prevista una... Um, una cosiddetta extra fee che viene data all'associazione all organizzatrice che varia a seconda del progetto e del paese dell'associazione ma che vedete scritta nel momento in cui dal sito andate a scegliere il campo. Velocemente queste sono le informazioni quindi che riguardano l'esperienza di un campo di volontariato. Il nostro sito è www.iboitalia.org. E dalla pagina diventa volontario troverete i campi 18 più e i campi 14-17 quindi arrivate in un motore di ricerca che attraverso dei filtri vi aiuta a scegliere il campo che più vi interessa in questo momento giusto per dare l'ultima precisazione sono per quanto riguarda i minorenni sono davvero rimasti pochissimi posti disponibili mentre più disponibilità ci sono per i campi maggiorenni sia in Europa, in Italia che fuori dall'Europa. E grazie per la vostra attenzione. Io quindi mi posso fermare qui e se ci sono domande volentieri poi rispondo se, se riesco a rispondere. Grazie, grazie Sabina, adesso lasciamo ancora qualche secondo sulla, su quest'ultima slide dove ci sono tutti i vostri contatti anche i social. Io, allora, non ci sono domande ma io ne ho alcune, quindi okay. faccio, faccio io le domande. Dunque, ho visto, tu hai presentato l'elenco dei campi in Italia. E dato che ce ne sono due in provincia di Modena, eh, di cui uno è anche finanziato, dunque uno a Spilamberto che è finanziato attraverso i corpi europei di solidarietà e uno a Carpi, ho visto. Sì. Eh, dunque, la prima domanda è, in questi campi immagino che ci sia un contesto internazionale, quindi se qualcuno ha voglia di fare un'esperienza internazionale parlando inglese, confrontandosi anche con nuove culture, cercando di mettere in atto tutti quelle, come dire, quei consigli che tu hai dato rispetto alla flessibilità, rispetto, eccetera, lo può fare anche, voglio dire, vicino a casa, senza... Certo. Eh, se, diciamo che, che per i timidi potrebbe essere una soluzione, come dire, una, un modo per cominciare ad assaggiare il contesto internazionale per poi lanciarsi. Proprio per poi lanciarsi in una proposta più, proprio più internazionale, quindi partire, e fare, fare il viaggio e così via. Questa è una cosa interessante. Riguardo invece ai corpi europei di solidarietà, quindi i campi finanziati, possono partecipare anche i residenti in Italia? Sì, 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 esatto. Benissimo. Italiani che decidono di fare un'esperienza. Di, chiamiamolo per brevità campi ESC, lo può fare in Italia oppure in Europa. Quindi scegliendo così come gli altri campi classici dal nostro motore di ricerca lo sceglie, in quel caso lì c'è una burocrazia maggiore, ecco perché comunque il programma richiede dei documenti. Eh, ma su questo poi li accompagniamo noi, ecco vengono seguiti, ma sì, gli italiani possono partecipare a questo tipo, anzi, a questo tipo di, di esperienza, anzi noi abbiamo, eh, mentre la parte degli um, internazionali ai nostri due campi che vi presentavo prima, ESC, sono già tutti uh, pieni. Insomma, li, sono, gli stranieri li abbiamo già tutti riempiti i posti, adesso attendiamo le adesioni dei ragazzi italiani che vogliono fare quella stessa esperienza, quindi i posti ad oggi ci sono. Perfetto, no? brevemente per chi ci sta ascoltando e magari non ha capito il contesto: i Corpi Europei di Solidarietà sostengono la mobilità internazionale. Per quello che ho voluto chiedere, se nei campi in Italia. Potessero andare ragazzi residenti in Italia. Sì, La risposta sì, è sì. sì. Quindi ehm, fatevi avanti, ecco, ci sono ancora dei posti. Sì. Eh, benissimo, c'è un intervento, un commento su eh, YouTube dove eh, si dice che appunto si stanno mettendo in contatto con eh, Sabina eh, tramite posta elettronica. Quindi già qualcuno sta okay. prendendo in contatto. Poi eh, un'altra un domanda, eh, spero che non vi sono segnate perché... Sì. Quando parlavi delle caratteristiche di chi si approccia appunto a questo tipo di esperienze, hai parlato anche dell'umiltà e hai detto non dovete salvare il mondo, attenzione. Ecco, dato che magari eh, eh, potrebbe appunto chi si avvicina a queste proposte... Eh, potrebbe valutare in modo non corretto eh, l'esperienza di mobilità eh, di volontariato, ti chiedo se voi fate una sorta di formazione prepartenza, giusto per preparare i ragazzi a possibili, tra virgolette, rischi nel capire male la realtà in cui si trovano. Non so. Allora, facciamo, sì, facciamo degli incontri che noi chiamiamo pre-campo. Quindi per coloro che si sono iscritti a un campo di volontariato, oltre naturalmente a dire delle informazioni in via telefonica, insomma nel momento in cui ci si avvicina a questo tipo di esperienza, però per coloro che poi dopo si iscrivono per prepararsi meglio a questo tipo di esperienza, facciamo questi eh, incontri precampo che ma semplicemente è un incontro. E ne facciamo più di uno comunque per dare la possibilità a un po' di visi maggiorenni e minorenni eh, mh, per entrare un po' più nel dettaglio di cosa sono queste esperienze ecco, e, e sottolineare quindi queste, questi aspetti ecco, che mh, sono caratteristici del, di un campo di volontariato, ecco, che non è la vacanza. Eh, mh, Pura in se stessa, ecco, ma è una scelta ecco, di, eh, di volontariato e quindi che ha delle, delle, delle regole da rispettare durante la vita del gruppo e dell'attività dell lavorativa. Ecco. Quindi, quando si fa questo tipo di esperienza, ci sta il, il divertimento, la, la visita turistica, quello ci c'è, ehm, assolutamente ci deve essere ma è anche una scelta consapevole di fare un'esperienza di volontariato uh, verso una realtà che ci ospita. Ecco, mm. sì. ehm, L'ultima domanda è eh, riguardo alla mh, selezione, o meglio, eh, tu hai detto che chiunque si può avvicinare a questo tipo di eh, proposte non ci sono dei requisiti particolari ma viene fatta una selezione cioè eh, viene richiesta che sono a motivazione particolare oppure viene valutata una candidatura in un qualche allora, modo diciamo che questo tipo di esperienze noi abbiamo sempre un po' difeso il fatto che fossero per tutti e quindi dare la possibilità a tutti anche per coloro che naturalmente è la prima volta che fanno queste esperienze quindi che mh, possono anche non aver sempre ben presente che tipo di campo sia, ma magari è proprio l'esperienza che serve, insomma. La, la, quindi non c'è una selezione per rispondere alla domanda, una selezione in senso stretto, non è come un bando magari dove c'è obbligatoriamente una selezione con una graduatoria particolare, ma eh, sono ripeto esperienze aperte a tutti. Naturalmente c'è molto anche un po' di eh, conversazione telefonica che può aiutare ecco nello scegliere un campo eh, soprattutto non so nei confronti degli adolescenti eh, parlando con le con, con le famiglie possiamo consigliare essendo non so un quattordicenne che Um, è la prima volta che fa un'esperienza di questo tipo, quindi molto lontano da casa. Eh, magari inizialmente, come un po' dicevamo prima, è fatto bene a sottolinearlo: eh, può essere consigliato fare prima un'esperienza in Italia. E poi successivamente si può scegliere di farlo in Europa e poi maturando anche magari fuori dall'Europa quindi ecco mh, in questo senso diciamo diamo dei consigli più che una selezione in senso stretto poi questo non è categorico perché poi ci sono ragazzi molto abituati a viaggiare quindi senza mh, bisogno anche di questa propedeuticità che noi possiamo consigliare però mh, naturalmente chi sceglie di fare un'attività di lavoro manuale deve essere consapevole che c'è un po' la fatica ecco, da fare nel, in ogni lavoro oppure se c'è un campo che prevede attività educativa con i bambini deve voler bene i bambini, deve star bene con i bambini perché altrimenti non è il campo adatto ecco. eh, quindi in questo senso ecco, diamo, diamo consigli e possiamo direzionare eh, la scelta del, del campo magari che non si era pensato bene, ecco. Bene, grazie. Giusto per sottolineare questo ulteriore servizio che fa Ivo Italia di aiuto nella scelta del campo migliore. Eh, mh, detto in un altro modo: chi partecipa ai campi non è abbandonato a se stesso, c'è qualcuno che eh, aiuta prima nella scelta dei campi, poi nella. Eh, nel, nello, nello svolgimento durante il periodo di svolgimento del, del campo eh, non ci sono altre domande non so Sabina se hai qualcosa da aggiungere mm. e, mh, mi viene da dire ecco che questo adesso non per fare fretta ma questo è il tempo proprio di, di decidere se voler fare innanzitutto un'esperienza di questo genere e poi eh, decidere quale campo, ecco, perché eh, siamo in un momento di grande difficoltà nel soddisfare tutte le esigenze delle tante domande che abbiamo, ma prima le abbiamo naturalmente prima riusciamo, insomma, a, anche a capire come poter eh, rispondere in base anche all'evolversi del del, delle iscrizioni, delle, mh, delle cancellazioni oppure dell'arrivo di nuovi progetti e, e quindi poter dare una possibilità a tutti e soprattutto per coloro che hanno intenzione di fare un'esperienza fuori dall'Europa, eh, quindi non so, sto pensando al sud del mondo, quindi fare un'esperienza in Perù, in Madagascar, questo è proprio il tempo di già decidere di, e di... Eh, cominciare a prepararsi ecco, per un'esperienza di questo tipo, sia dal punto di vista tecnico, quindi il volo, ehm, le, le vaccinazioni, eh, il passaporto naturalmente, che magari non tutti hanno, hanno pronto, ehm, perché ci vuole del tempo, ma non solo dicevo questi aspetti tecnici, ma anche proprio il. Uh, il prepararsi con delle informazioni con una per, uh, come dire per, um, per formare una giusta consapevolezza no, di, del, del luogo dove poi si andrà e dell'esperienza che si incontrerà Grazie. faremo degli incontri poi specifici per coloro che andranno dall'Europa Bene Grazie, Questo. grazie Sabina. E se non c'è altro da aggiungere, eh, io mh, ringrazio anche chi ha partecipato ovviamente e mh, rinnovo l'invito a riconnettersi con noi il 27 di aprile per l'incontro che abbiamo sul lavoro all'estero e mh, alla prossima. Grazie. Grazie a voi, a Barbara e a Europe Direct e a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltare. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.